serale. No, quindi do il microfono a tanti che brevemente chiuderà la consegna del nostro stato dei bambini. Permesso, scusate. Allora, scusate un attimo, un momento di attenzione. Scusate. Allora, io vorrei ringraziare innanzitutto tutti voi per la partecipazione. Il progetto è stato promosso dalla Federazione Ciclistica Italiana in collaborazione con la Polizia Stradale e il Ministero dell'Istruzione. Io credo che oggi i bambini hanno vinto. Dico perché hanno vinto i bambini, perché abbiamo esaudito un loro desiderio, perché quando abbiamo iniziato questo progetto, grazie alla sensibilità del dirigente Mirabelli e alla collaborazione tutta da parte dei docenti e del personale della scuola, abbiamo subito avvertito che questi bambini avevano il desiderio di pedalare, avevano il desiderio di muoversi nel quartiere, e noi eravamo un pochino titubanti perché non sapevamo se il quartiere avesse risposto in questa maniera, e oggi invece è la loro conferma, quindi i bambini per noi oggi hanno vinto, e dico a loro grazie di essere stati a noi vicini e grazie di aver pedalato nel quartiere. Siamo soddisfatti, siamo onorati e siamo i più responsabilizzati nei vostri confronti. Abbiamo voluto dare un riconoscimento ai bambini con un patentino che è una tessera ufficiale della Federazione Ciclistica Italiana e un piccolo diploma, il riconoscimento delle loro acquisizioni. Quindi voglio dirvi una cosa e concludo brevemente: i bambini sono stati favolosi, sono stati dei bambini eccezionali, anche i genitori per la pedalata, ma i bambini sono veramente stati attenti, disciplinati, e questo veramente fa onore a questo quartiere, fa onore a questa scuola. Grazie a tutti voi, grazie. Allora, un breve indirizzo di saluto della dottoressa Ricciardi, che rappresenta la Polizia Stradale. Buongiorno a tutti, la giornata non era cominciata al meglio, però per ora sta andando bene, i bambini sono stati bravissimi, noi siamo sicuri che diventeranno dei responsabili utilizzatori delle strade e che con quello che hanno imparato a scuola saranno dei controllori dei genitori, quindi attenzione a non fare delle cose che non si fanno su strada, perché i bambini ora sono preparati, e noi siamo contentissimi di aver partecipato a questa edizione, sperando che ce ne possano essere altre nel futuro. Grazie a tutti. Adesso un indirizzo di saluto da parte di Massimo Caprare, che rappresenta il presidente Zingaretti della provincia di Roma. Grazie, buongiorno a tutti. Brevemente, una bellissima iniziativa, complimenti a Mirabelli, complimenti alla Federazione Ciclistica, un saluto da parte del nostro presidente Zingaretti. Poche parole, noi come provincia di Roma abbiamo aderito alcuni mesi fa all'iniziativa Salve i Ciclisti. Ci rendiamo conto che c'è un gap, diciamo, da un punto di vista infrastrutturale per quanto riguarda questi tipi di iniziative. Sicuramente si devono incentivare le piste ciclabili, si devono incentivare i percorsi dove anche i bambini, se vogliono, possono andare a scuola con la bici, e sicuramente dovremmo migliorare da un punto di vista della segnaletica stradale, per la sicurezza stradale che è fondamentale. Io non aggiungo altro, credo che queste iniziative vadano incentivate, e noi come provincia di Roma, e mi permetto anche in questo caso come rappresentante anche del municipio, perché io abito nel municipio V e sono anche assessore ai lavori pubblici, mi permetto di portare anche il saluto del presidente Caradonna, sicuramente cercheremo di fare il possibile per stare al vostro fianco. Grazie. Allora, diamo anche la parola per un indirizzo di saluto al comandante della Polizia Municipale, che ha lavorato tantissimo insieme agli altri per la riuscita di questa manifestazione.
Buongiorno signori, ringrazio tutti, è stata una manifestazione veramente divertente, è durata poco però è stata divertente, se non ci fosse stato il tempo a disturbarci sarebbe stato tutto perfetto, comunque bravi i bambini e anche i genitori che hanno pedalato anche loro. Scusate, io rappresento la Federazione Ciclistica Nazionale, il progetto che avete fatto in questa scuola che il dottor Mirabelli ha accolto con entusiasmo è un progetto sperimentale che abbiamo portato avanti quest'anno su 10 istituti di tutto il territorio nazionale. Qui, devo dire la verità, ho visto un entusiasmo, una energia che si traduce in questa pedalata di oggi. Io veramente sono entusiasta di questa situazione e coglievo l'occasione per dare un piccolo ricordo dalla federazione alle persone che hanno collaborato a questa iniziativa e io rinnoverei un grande applauso a Mirabelli che ha fatto un lavoro eccesso e alla polizia stradale nonché alla polizia municipale, grazie a tutti. Vorrei invitare anche qui una persona che veramente si è data tantissimo da fare insieme alla dottoressa Ricciardi e vorrei qui l'ispettrice, la dottoressa Tombolini, perché veramente devo dire la cosa è stata eccezionale, sono stati sempre presenti. E concludo velocemente un ringraziamento deve andare anche a tutti il personale della scuola che si sono adoperati nel far sì che i bambini volessero, quindi un grazie a loro veramente di cuore. Consegniamo il distintivo della federazione come segno di amicizia e di collaborazione, inoltre la maglia della nazionale della federazione ciclistica italiana che sarà partecipe alle Olimpiadi in Inghilterra proprio quest'anno, quindi un segno veramente di grande amicizia e di collaborazione. Allora, io mi do la parola da solo, così evito e cercherò di non ringraziare nessuno. Perché? Perché noi abbiamo raggiunto oggi un obiettivo storico che abbiamo sempre perseguito in questi anni, cioè mettere insieme i quartieri di Torraccia e di San Basilio, che non sono due entità separate e astratte, ma sono due entità concrete, reali, che vivono la nostra scuola, vivono le nostre difficoltà, vivono le nostre preoccupazioni e sono dei genitori e sono degli alunni e sono dei docenti meravigliosi. Oggi siamo riusciti a fare una pedalata che ha messo insieme questi due pezzi di territorio che sembravano divisi. Il prossimo anno aggiungeremo a questo territorio anche quello di Casal Monastero, cercando di stare sempre insieme, perché vediamo che quando riusciamo a stare insieme riusciamo a trovare le soluzioni. Fino all'altra sera non potevamo fare questa manifestazione, non lo sa nessuno, ve lo dico adesso. Durante la notte è successo qualcosa a Roma, non soltanto la movida o altro, però sicuramente sono arrivati tutti i permessi, finalmente si è mossa la Polizia di Stato, si è mosso il municipio, si è mosso il comune, si sono mossi tutti e questa manifestazione stamattina si è potuta fare anche se il tempo non ci ha aiutato molto. Quindi questo obiettivo lo dobbiamo perseguire, vi invito pertanto anche a visitare la mostra perché è bellissima, perché sono i lavori dei vostri figli, non sono i nostri lavori e noi dobbiamo aiutare questi bambini che hanno compiuto oggi il miracolo che altri prima di me hanno detto, sono riusciti nel miracolo di portare i genitori a farsi una pedalata nel quartiere, perché se l'avessimo fatta soltanto con i genitori non ci sarebbe venuto quasi nessuno. Se lo vogliono loro riusciamo a cambiare anche il quartiere, se lo vogliono loro possiamo cambiare anche la scuola, se lo vogliono loro possiamo cambiare anche le famiglie, perché sono cuore nostro quello che abbiamo a casa, non sono pezzi di cartone. E i bambini, e lo dico adesso, viva i bambini di San Basilio, viva i bambini di Torraccio, perché ci hanno dato tutto, ce l'hanno messa tutta per dimostrare a papà e a mamma che si può cambiare, che si può passeggiare nel quartiere, la prossima volta passeggeremo di sera,
passeggeremo quanto almeno ce l'aspettiamo, perché dobbiamo riprenderci le strade, perché sono strade nostre e loro. Noi lavoriamo per loro, non lavoriamo semplicemente perché abbiamo bisogno di dimostrarlo. Questo è stato un fatto clamoroso e quindi l'augurio che io faccio nel ringraziare veramente tutti quelli che hanno aiutato per arrivare a questo punto. Abbiamo avuto, nessuno l'ha detto, però la presenza della Croce Rossa Italiana, abbiamo avuto la presenza di volontari, sono venuti anche volontari da Ponte Mammolo, cioè abbiamo mobilitato una zona che è andata oltre il quartiere. Qui si è mossa una solidarietà umana che forse voi nemmeno immaginate, ma i bambini apprezzeranno a settembre quando ritorneremo e ne parleremo ancora. Sono venuti le mamme a darci una mano, sono venuti i papà a dire siamo a disposizione, che dobbiamo fare. Sono state impagabili le maestre che hanno fatto i vigili urbani in qualche misura con i supporti per tutelare i bambini durante il percorso. Il personale della scuola non si è tirato indietro, come non fa quasi mai quando ci sono iniziative in cui la scuola esce e si fa e si dimostra per quello che fa, per quella formazione che riusciamo a fare, per le cose belle che riusciamo a realizzare. Come magari tra di noi ci litighiamo pure ogni tanto, perché capita in tutte le buone famiglie, però l'obiettivo strategico è l'educazione dei figli e questa l'abbiamo oggi realizzata. Quindi brevemente ringrazio tutti e ciascuno, singolarmente, non conosciamo i nomi di tanta gente che poi si è inserita dopo, ma sicuramente il nostro grazie deve andare a tutti quanti, auguriandoci che il prossimo anno questa biciclettata diventa un giro, diventa qualche altra cosa di meglio. Busseremo ancora alla federazione ciclistica per vedere se riusciamo a combinare qualcosa. Ricordate anche che questa scuola quest'anno come negli altri anni è stata capofila nazionale di questi progetti, non è stata capofila nel territorio, capofila nazionale. Adesso dato che piove e dato che siamo tutti quanti contenti e felici, arrivederci a tutti e non mancate di aiutarci, non mancate di starci vicino. Ciao! La prevenzione non è effettuata in questa maniera. Allora se gentilmente i bambini si spostano più là, chiamiamo un rappresentante della classe e la maestra che verrà a ritirare i diplomi con il i patentini per i bambini, e così farà la foto e rappresenterà tutti, rappresenterà la classe. Quindi inizio con il plesso di riferimento che è quello che ci sta ospitando in questo momento, e quindi chiamo il plesso Corinaldo in rappresentanza della classe quarta A, il bambino che rappresenta la quarta A di Corinaldo e la sua insegnante. Quarta A con la sua insegnante. Chiedo gentilmente qui davanti a spostarsi tutti indietro, che diamo lo spazio per fare le foto, che così vorrei qui vicino a me la dottoressa Ricciardi, per favore, perfetto. Allora, bambini, giratevi da questa parte, tenete in mano Mi spostate perché non... Dottoressa Ricciardi, benissimo. Tiratevi indietro, sennò le consegno i diplomi, con, come potete vedere, questo diploma che rappresenta tutta la scuola, i diplomi con dentro i patentini dei bambini che hanno aderito al progetto. Un grazie di cuore. Okay. Benissimo, segue la quarta P Corinaldo. Allora, chiedo qui adesso quanta piccola in alto insieme con me. Prego, bambini, prima di Roma.
consegno la dottoressa Ricciardi i patentini della 4B, della 4B di Corinaldo. Grazie, grazie di cuore, grazie. Allora, chiamiamo qui la quinta a Corinaldo e chiamo qui adesso l'assessore della provincia di Roma, Massimo Caprari, a consegnare i diplomi, quindi i rappresentanti della quinta a Corinaldo con l'insegnante di riferimento. Scusa, scusa, scusa. Dentro ci sono, come ho detto, i diplomi e i patentini di questi ragazzi. Mina, guarda qua. Sono stati eccezionali. Grazie di cuore, grazie, complimenti, grazie. Brava Dina. Grazie di tutto per la presenza, perché le a consegnare i diplomi del punto della Federazione Ciclistica Italiana, quindi la quinta di Corinaldo, quinta di Corinaldo. Scusa. Viene consegnato i patentini con i diplomi. Grazie veramente. Grazie, grazie. Allora, un momentino di attenzione. È arrivato adesso e la ringraziamo e l'accogliamo anche con un applauso da fare dopo. Non mo, se no non capite. Anche una delegazione di genitori di Casal Monastero, che sapendo della nostra iniziativa sono venute con le loro biciclette a salutarci per cominciare a stare insieme da subito. E quindi il prossimo anno sicuramente partiremo da Casal Monastero per arrivare a Corinaldo. Abbiamo già il progetto pronto e dobbiamo soltanto realizzarlo, sperando che una giornata migliore di questa arrivi in quel momento. Grazie ai genitori di Casal Monastero. E adesso ci vuole l'applauso. Intanto noi abbiamo rimandato la nostra, perché anche noi facevamo una male.